In Italy 2017, tanti appuntamenti interessanti di livello, siamo a Casa Paladin, con Lucia Paladin, ma in particolare delle quattro tenute oggi non possiamo non parlare di Castello Bonomi. Castello Bonomi è una delle tenute di Casa Paladin ed è l'azienda che si trova in Franciacorta, esattamente a Coccaglio, nel Monte Orfano, alle pendici del Monte Orfano, l'azienda più a sud del Franciacorta, e questo Vinitia lì festeggia un'importante novità. È stata scelta come la migliore azienda lombarda per l'Associazione Italiana Sommelier nella loro guida Vite. E con noi oggi c'è Fiorenzo Detti, che è il patron, e presenterà la scelta di questa associazione così importante perché ha scelto Castello Bonomi e i suoi vini. Fiorenzo Detti, presidente di AIS Lombardia, anche per la Lombardia è un bel riconoscimento questo dato a Castello Bonomi. Sicuramente sì, abbiamo voluto premiare quest'anno Castello Bonomi per i suoi vini, per la grande qualità di questi prodotti. Abbiamo voluto premiare questo Extra Brut Lucrezia 2006, che per noi è stato, con questo 100% Pinot Nero e questi oltre 70 mesi sui lieviti, è stato il prodotto per eccellenza, ed è la Castello Bonomi l'azienda per questo anno 2017 che l'Associazione Italiana Sommelier con la propria guida Vite ha voluto premiare come miglior cantina lombarda. Abbiamo 112 cantine nella nostra guida Vite e quest'anno Castello Bonomi è stata scelta proprio per tutto quello che fa, dalla vigna al bicchiere, per la qualità di questi prodotti, per l'ecosostenibilità e per tutto quello che ruota intorno al grande impegno della famiglia e dell'azienda per ottenere questi risultati. Abbiamo voluto premiarla con questo riconoscimento AIS 2017. Lucia, prima di fare un brindisi, sintesi sulle descrizioni del vino? Ma è un vino che ha una longevità incredibile, ha una pulizia, è molto adatto sia a essere bevuto come vino da meditazione che anche per abbinare a piatti importanti, che possono andare dai crostacei ma anche alle carni come il manzo all'olio di rovato, per parlare della cucina del territorio, ma anche ad altri prestigiosi abbinamenti, perché è un vino che ha un'acidità importante, accompagna, pulisce la bocca e ti porta a bere un altro bicchiere volentieri ed apprezzare questo vino. È un vino che il 2006 che abbiamo bevuto è un vino che ha fatto più di 70 mesi sui lieviti, ha fatto ancora 12 mesi alla sboccatura ed è sicuramente un vino importante. Ma questa è la storia dei nostri vini, nel senso che nel territorio particolare così sassoso, con conglomerato calcare del Monte Orfano, abbiamo vini di grandissima longevità. Noi usciamo anche con il nostro prodotto principale, che è il Cru Perdu, con almeno 36 mesi sui lieviti e almeno altri 6-10 mesi della sboccatura, perché questo è lo spirito dei nostri vini. Vogliamo un'eccellenza. Brindisi, complimenti a Castello Bonomi e viva la Lombardia!